Allora, novembre è il mese della prevenzione. Cosa fare e quali sono le regole fondamentali? Sì, novembre è ormai da diversi anni il mese in cui cerchiamo di sponsorizzare la prevenzione per le patologie prostatiche, in particolare il tumore della prostata. Perché si dà tanta enfasi alla prevenzione? Perché il tumore della prostata, che ricordiamo è il primo tumore per incidenza nel maschio, può dare delle conseguenze molto serie. Il fatto di arrivare ad una diagnosi precoce può permettere oggi di trattare questa patologia, di curarla nel miglior possibile dei modi e anche in molti casi di guarire. Per cui la prevenzione è importante, soprattutto per il tumore della prostata, e il nostro messaggio è quello che gli uomini a partire dall'età di 50 anni devono cominciare a vedere l'urologo e a fare gli esami che ci permettono una diagnosi precoce, perché questo può salvare la vita. Quindi da 50 anni in poi è opportuno iniziare a fare alcuni controlli. Ecco, quali possono essere i sospetti? Su quali elementi bisogna porre la nostra attenzione? Dunque, la situazione non è così semplice da definire, perché la prostata, che è un organo dell'apparato genitale maschile, può dare dei disturbi che però non necessariamente sono legati a una patologia tumorale. Anzi, nella maggior parte dei casi, questi disturbi, che sono l'urinare molto frequentemente, l'alzarsi ripetutamente di notte, sono legati ad un ingrossamento della ghiandola prostatica senza che vi sia una patologia tumorale. Per cui non è facile da soli farsi la diagnosi, e questo è il motivo per cui il ruolo dell'urologo è fondamentale, perché andando ad esaminare i sintomi, ma anche gli esami, in particolare il PSA, che è l'antigene prostatico specifico, siamo in grado di dire quali sono i pazienti a rischio di nascondere una malattia seria, quindi, che deve essere diagnosticata. Per quanto riguarda l'età, come abbiamo detto correttamente, le linee guida dicono a partire dai 50 anni. In realtà però si è visto che c'è una familiarità per la neoplasia della prostata, per cui gli uomini che hanno una familiarità, come il papà, un fratello, che hanno avuto questa diagnosi, devono anticipare a 45 anni il primo dosaggio del PSA e quindi il controllo urologico. Nell'ipotesi più negativa, nel caso in cui si dovesse trattare di tumore alla prostata, che cure ci sono oggi? Dunque, il tumore della prostata può essere trattato in diversi modi. Io sono un urologo, quindi io mi occupo della chirurgia soprattutto, ma ci sono vari trattamenti disponibili ed ugualmente efficaci, come la radioterapia, la brachiterapia e anche delle terapie emergenti di più recente introduzione. L'importante è affidarsi ad uno specialista che conosca tutte queste possibilità, perché ogni paziente può trovare quella che fa a modo suo, nella maniera migliore, in base all'età, in base agli stili di vita. Quindi le terapie ci sono diverse ed è giusto affidarsi a uno specialista competente. Chiudiamo con l'ultima domanda. Stili di vita, alimentazione, cosa fare, cosa consiglia lei? Dunque, se parliamo di patologia prostatica, nello specifico è difficile dare degli stili di vita propri per questa patologia. Quello che oggi sappiamo è che un'alimentazione il più possibile variegata, con alto introito di verdura, frutta, pesce, sicuramente ci rende più sicuri sullo sviluppo di queste malattie, e ovviamente uno stile di vita sano con attività fisica. Sono le regole che valgono un po' per tutte le patologie, questo tutti noi medici continuiamo a ripeterlo. Bene, con questi consigli del professor Nazareno Suardi, il direttore dell'urologia degli ospedali civili di Brescia, chiudiamo il nostro appuntamento con le pillole di salute. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un cordiale saluto a tutti voi e grazie anche a lei. Grazie a voi, arrivederci.